Come on!
Eccoci con Aaron Giacomoni, match winner di questa partita, che ti richiediamo che emozioni si provano al tuo terzo gol tra i professionisti, ma come dicevi prima, il primo pesante che regala 3 punti. Sì, sì, è un gol bellissimo, soprattutto per il valore che ha, dopo quanti 4 mesi che lavoriamo, sudiamo sul campo, siamo riusciti a superare lo scoglio dei 20 punti, che nel girone d'andata non sono pochi. Abbiamo comunque sempre in testa la salvezza, cerchiamo di arrivarci il prima possibile e poi magari quello che verrà poi sarà tutto di guadagnato per il lavoro che stiamo facendo. Quello che abbiamo perso magari meritatamente in alcune partite, penso un paio di settimane fa qua in casa con la Canavese, oggi ce lo siamo ripreso. Queste sono le strane regole del calcio. A volte giochi bene, ma i risultati non vengono. Vedi con l'Alghero che abbiamo giocato sempre noi, abbiamo perso 3-0. Vedi a Pavia che abbiamo giocato sempre noi, abbiamo perso 1-0. Oggi magari in casa con la Pro Sesto hanno giocato meglio loro, hanno corso più loro, noi abbiamo lottato, però il nostro gruppo quando lotta e ci mette concentrazione, forza, l'unione di tutti, la forza di tutti, può superare qualsiasi ostacolo, ed è quello che abbiamo fatto oggi, che anche senza aver fatto una gran partita sono arrivati 3 punti lo stesso. Poi se è arrivata anche con un mio gol, meglio ancora. A proposito del tuo gol, un paio di mesi fa mi ricordo che mi avevi detto: quest'anno il mister mi fa salire sui calci d'angolo, un paio di golletti c'ho in mente di farli. Il primo è arrivato, importantissimo, e continuerai a salire su tutti i corner. Adesso diciamo che magari gli altri lo sanno. Comunque continuiamo a lavorare su questa strada, che comunque i suoi frutti sono arrivati. Diciamo la dedica dopo un gol così importante, una vittoria così importante. Sì, la vittoria al gruppo, al mister, allo staff, a tutti che se la meritano, perché abbiamo superato fino uno scoglio importantissimo. È una pietra enorme questa che sei riusciti a mettere. La dedica ai miei genitori, a mio babbo e mia mamma, che sono, oltre che i miei genitori, sono anche 2 tifosissimi del mezzo, che quando possono vengono sempre, sia in casa che in trasferta. Grazie, Aaron. Prego.